Bene, lo sforzo è finito, ci troviamo nel salone, posto in un luogo magico all'Hotel Regina di Salso Maggiore Terme, con il patron del concorso appunto di Glamour, concorso nazionale in questa finale splendida in rappresentanza di Event Service, Massimo Sorrenti. Una finale, diciamo, con tanti protagonisti, tante donne di tutte le età, ma la soddisfazione di aver portato a termine tutto questo nel miglior modo possibile. Sì, veramente una soddisfazione, perché abbiamo fatto un percorso lungo con tante tappe in tantissime regioni italiane, però abbiamo voluto scegliere Salso Maggiore come città finale, perché Salso Maggiore, come sapremo, lo sapete tutti, è un po' la capitale della bellezza e dobbiamo un po' un attimino rivalorizzare questa cittadina che è fantastica. Abbiamo scelto questa location che è bellissima e mi dava ragione, perché è del fine 800, inizio del 900, che evoca gli antichi fasti della nostra tradizione italiana, che è bellissima. Come anticipato, ci sono stati tanti ospiti, tanti stilisti nell'arco delle nostre tappe che hanno portato i loro brand, però oggi abbiamo scelto l'eccellenza, perché MT Style, Manichini Style, Giusy Store, che hanno portato il meglio dei loro abiti, della loro artigianalità, perché noi italiani siamo nati come artigiani, questo non dimentichiamocelo, perché ci stanno un po' rubando questo, però quando vedi degli abiti che sono bellissimi e creati in Italia è il massimo. Spero che di non aver deluso nessuno, noi abbiamo dato del nostro meglio. E nei concorsi tu sai benissimo che c'è sempre la ragazza più soddisfatta rispetto a un'altra. E è bello del gioco, cioè nel senso, se venissero delle ragazze che tanto arrivo prima o arrivo ultimo non mi importa, tutte vengono con lo spirito di divertirsi, poi la delusione deve esserci, perché d'altronde è una competizione, c'è chi vince, c'è chi perde, però ciò nonostante anche le sfilate hanno soddisfatto tutti. Penso di sì. Poi abbiamo scelto un presentatore d'eccellenza che veramente ha sempre dato il meglio, che sei Leo Lionel, il professore, come veramente complimenti, perché sei sempre stato impeccabile. Ti ringrazio Massimo. Ci hai portato in quasi tutte le tappe e con grossa soddisfazione per noi di Event Service. Bene, grazie, perché sono sempre cose molto belle, poi quando c'è appunto, secondo me, il rispetto, la volontà e la professionalità, le cose vanno avanti. Questo ci vuole sempre. Bene, ti ringraziamo, alla prossima tappa. Alla prossima, inizierà aprile il nuovo tour 2024 e sei già avvisato che se ti vorrai ringrazio. Continuare a essere tra di noi, tu sarai sempre il benvenuto. Ti ringrazio molto Massimo, in bocca al lupo per tutto sempre. E speriamo, visto che hanno vinto diverse ragazze di varie parti d'Italia, che possono essere ancora protagoniste nelle prossime tappe. Speriamo propriamente che sia così. Grazie ancora, ciao a tutti, grazie.